Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, nuovo video, facciamo, come leggete dal titolo, la casetta di biscotto. Praticamente questo l'ho comprato in Thailandia e come vedete è tutto scritto in thailandese. Ovviamente ho usato il traduttore per tradurre, però diciamo che è un po' complicato anche perché si vede dalle parole. Comunque, voglio farlo insieme a voi, per cui facciamo questa casettina. Non so come cosa verrà fuori, non so se verrà fuori una schifezza, ma spero che verrà fuori qualcosa. Per cui iniziamo e facciamo questa casetta comprata in Thailandia. Loro la chiamano My Home Day e qualcosa, un po' lingua un po' strana, che comunque dovrebbe fuori così. È la prima volta che la faccio. L'ho pagata, se non sbaglio, 60 centesimi, perché lì le cose costano poco. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno e iniziamo. Intanto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace, seguitemi su Instagram e un commentino qua sotto. Fatemi sapere se anche voi avete fatto questa casetta a forma di biscotto. Allora, dentro abbiamo questo, che non so che cos'è, lo apriamo insieme. Così. Bene, iniziamo bene. L'hanno praticamente sigillato, io non lo voglio rompere, no. L'ho aperto malissimo. Non so perché. Allora, che strano, ci sono dentro queste cose qui. Queste dovrebbe essere l'incontrario, un coltellino piccolo. Sì, dovrebbe essere l'incontrario, perché poi qua ci va, non so, sono delle formine, per cui lo mettiamo da parte. Poi troviamo dentro questo giallo, che dovrebbe essere i biscotti. Adesso la mia domanda è: come cavolo faccio? È rotto? Ma la mia domanda è: come faccio a fare la casina con queste 3-4 cose? Boh. Ci sono dentro questi qua, credo che sarà un happy fail. Poi questi, che io ho già preso l'acqua calda, che è questa qua, e dice di metterli dentro per 2 minuti, per cui questi qui sono duri, li metto dentro nell'acqua e dovrebbero sciogliersi, per cui intanto che si sciolgono, ci sono dentro anche questi e tipo colla. Allora, o viene una casetta piccolissima, perché c'è dentro solo questo qua. Ecco, dovrebbe venire fuori una casina piccolina, non lo so, proviamo a vedere se riesco a farla, perché qui non c'è scritto di comprare cose varie o di farle, qui c'è scritto solo
cioè c'è scritto col traduttore dobbiamo usare questa roba qua. Per cui iniziamo e proviamo a vedere che cosa verrà fuori. Allora, proviamo a inventarlo perché cioè in poche parole, uno di questo dobbiamo tagliarlo a metà. Io provo col coltellino. A metà. E dovrebbe fare il tetto così. Per cui andiamo a mettere la colla che fa così. Che poi questi, vabbè, ho sbagliato, però non mi è bastato, devo fare il tetto che erano questi qua, non mi è bastato, manca il tetto. Sono riuscita a fare la finestra e la porta, stranamente, ma il tetto l'ho fatto a metà, l'altra metà non mi è bastata la pasta, che ovviamente era... che c'erano dentro. Poi questa, che è tipo cioccolato bianco, non mi è bastato neanche questo, perché in teoria dovevo come si chiama, incollarla più o meno, no? Questi qua non ho capito dove andavano. E poi vabbè, mi sono avanzati questi. L'unica cosa è che il tetto non sono riuscita a farlo. Per cui diciamo che è un happy fail. Yeah, sono riuscita a non fare la mia prima casetta. Ok, direi che... sì, fa un po' cagare. Comunque niente, ovviamente non è quella come nella figura. Non mi è venuta come doveva venire. Uno, perché è un po' complicato, dato che è un po' difficile capire, dato che è tutto praticamente in thailandese, è un po' complicato. Sono riuscita a farla neanche la metà, praticamente, della casetta. Bene. Allora, sì, fa un po' cagare. Giustamente, lo so, però non pensavo che questo video veniva fuori come un happy fail. L'unica cosa di bello sono queste due cose, la finestra e la porta. Per il resto non ho capito bene come la fanno loro, perché cioè, in poche parole, non è uguale a quella che abbiamo noi qua, è un po' diversa, per
perché loro, cioè, anche se io ho guardato le figure, anche lì nelle figure un po' così così, o che non mi bastava il cioccolato, oppure non lo so, perché qua c'era scritto, cioè c'è scritto nella figura di tagliare il biscotto e dividerlo in due parti, no? Il problema è che anche se l'ho fatto, non sapevo dove andava messo. Per cui manca il tetto. E sì, non è uguale a quello nella foto. Ho avuto un po' di difficoltà. E direi di bocciarlo questo coso che vendono in Thailandia. Se lo trovate, non compratelo perché è un po' complicato da montare, almeno chi capisce cosa c'è scritto in thailandese, allora ve lo consiglio, ma chi non riesce, direi che è un po' difficile. Per cui niente, sono stata un po' delusa dal risultato, pensavo meglio, ma infatti ho detto è un po'. Cioè, non lo so, c'erano quattro biscotti, per cui io mi domando il resto, come faceva a bastarmi per due di questi. Non lo so, io ci ho provato, ma non era un granché. E un po' delusa del risultato, sì. Vabbè, capita. Per cui, diciamo, questo video è epic fail. Yes, sono riuscita a farle delle mie. Niente, ovviamente è buono, non è male, per cui queste cose qua saranno mangiate. Sono diversi dalle nostre. Smarties. Perché questi qui sono molto diversi. Dentro non c'è il cioccolato. A parte che non si sente niente. Comunque, niente. A parte il casino. E mi sono. Ci ho messo un bel po'. Però non è varsa neanche la pena. Vabbè, se volete lo stesso lasciarmi un like. Così, tanto per. Lasciatemi un like. Sono proprio delusa, non me l'aspettavo. E niente, poi scusate del casino, ma qua, siccome ce ne sono troppe persone, fanno troppo casino, per cui direi che questo video. Vabbè. Niente. Ci vediamo al prossimo video e spero che il prossimo video sarà meglio. Ovviamente non è di questo. Fatemi sapere se volete un altro video dove ovviamente lo prendo qua in Italia, perché ho visto che all'IKEA o forse su Amazon dovrebbe esserci questa casetta qui. A forma di biscotto. Fatemelo sapere, che se per caso volete vedere il video sperando originale, vediamo come andrà. Perché questo deludente. E poi vi assicuro che non è uguale a quello dell'Italia. È molto molto diverso, molto, ve lo assicuro, perché queste cose qua non ci sono, io ho già controllato su YouTube, sugli altri video degli altri. Per cui vi assicuro che questi quadratini, due, tre cosine non ci sono, non c'erano. E poi, secondo me, questo è molto più complicato. Però non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate voi, fatemi sapere se anche voi l'avete fatto e cosa ho sbagliato. Cioè, fatemelo sapere sotto nei commenti, così almeno mi date qualche consiglio. Detto questo, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram,
un commentino qua sotto e un bel mi piace per... non so, così per... perché io ci ho provato e almeno un like me lo merito, anche se... Beh, però non è colpa mia, Però, vabbè, chiudiamo questo video che è meglio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!